Buongiorno a tutti, amici della Radio Italiana in Florida e la Radio del Buonsenso, perché ci occupiamo sempre del buonsenso. Questa sera abbiamo un ospite, e non dico speciale perché è di più, una persona che adesso poi si presenterà da solo, perché ha lavorato a fianco a Borsellino e a Falcone, e quindi una persona veramente molto di valore, che è Antonio Ingroia, forse l'avete già visto. Ciao Antonio. Ciao, buonasera, buonasera a voi. E Sì, poi devo presentarmi, sono appunto Antonio Ingroia, pubblico ministero antimafia a Palermo, in Sicilia, per circa 25 anni, quasi 30. Ho iniziato la mia carriera con Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che sono stati i maestri non solo in Italia, ma direi del mondo della lotta alla mafia. E poi lungo un percorso, ma sarebbe complicato fare tutta la storia, lungo un percorso alla fine ho ritenuto che non ci fossero più i presupposti per continuare a fare in modo autonomo, indipendente dalla politica soprattutto, e quindi dignitoso il mio ruolo di magistrato, la magistratura, e oggi faccio un avvocato, commentatore, scrittore, se volete ho scritto diversi libri, Allora, eccetera. Dobbiamo no, rifarlo. sì, dopo 20, 25 anni. Ok, parto da 25 anni. Dicevo, ho fatto per 25 anni il pubblico ministero antimafia a Palermo, e sono stato allievo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, i maestri miei, ma di tante generazioni di magistrati, non solo in Italia, nel mondo. E poi alla fine di questo percorso ho incontrato, diciamo così, delle difficoltà, ho ritenuto. C'è difficoltà di, in realtà sono stati dei conflitti con la politica e quindi ho ritenuto che non ci fossero più presupposti per esercitare il mio ruolo con la necessaria autonomia e indipendenza dalla politica e ho smesso di fare il magistrato, oggi sono avvocato, oggi in veste di commentatore, diciamo così, ho scritto libri, insomma. Sono anche più libero da questo punto di vista perché è ovvio che un uomo dello Stato ha dei limiti per dire determinate cose, oggi mi sento più libero di poter dire tutte quelle che secondo me sono le verità, soprattutto su alcune cose negate nel nostro paese, l'Italia, che è un paese che ha un rapporto difficile con la verità. Esatto, e poi abbiamo Alberto Negri della Spazio Tesla con cui collaboriamo, quindi ciao Alberto. Ciao Fabrizio, buonasera dottore, con noi c'è anche Laura. Buona serata a voi. Ecco, io infatti i nomi delle donne non me li ricordo mai. Ciao Laura. Ciao Fabrizio. Ok, allora questa sera facciamo, stasera perché qui è sera in Florida ed è notte veramente in Italia, quindi grazie. Innanzitutto ad Antonio per il suo tempo in questo preciso orario molto tardi. Niente, io avevo soltanto una domanda perché ultimamente ho sentito che in Italia hanno scarcerato dal 41 bis dei personaggi che se erano nel 41 bis, insomma, non erano proprio degli angioletti, no? E volevo capire che cosa è successo, come mai, che cosa sta succedendo in Italia? Beh, questa è una bella domanda, perché in realtà è quello che ci dovrebbero le autorità spiegare agli italiani cosa sta succedendo. Quello che è certo è che sono stati scarcerati circa 400 detenuti per fatti di mafia, per fatti gravissimi. Mi pare che il numero sia esatto 376, ma insomma sono 400, poi come i numeri anche dei contagiati del Covid-19, più contagiati del Covid-19, più scarcerati per fatti di mafia. È una battuta, ma forse non lo è tanto, anche perché è collegato al Covid-19, perché la motivazione ufficiale è che è una misura, diciamo, prudenziale per preservare questi detenuti dal possibile contagio. Ora, primo, entro subito nel merito. Grazie. Come motivo sembra un po' più un pretesto che una realtà, per due semplici ragioni. Chi sta al 41 bis, innanzitutto, sta in regime di isolamento. Molti di questi sono stati ammessi alla detenzione domiciliare col permesso di uscire da casa per affari, diciamo,
personale familiare, quindi secondo me a casa sono più esposti al rischio di contagio di quanto non siano esposti nel carcere se sono in situazione di isolamento, perché noi parliamo di isolamento. Secondo luogo, io non è che sono un giustizialista feroce, e io dico, ma come mai, se in effetti c'è un problema di sovraffollamento carcerario, effettivamente si è sviluppata l'epidemia anche all'interno delle carceri, ma giusto dei detenuti di mafia bisogna cominciare con l'affrontare il problema del sovraffollamento? Non si poteva iniziare, ad esempio, e lo so da avvocato, con i tanti detenuti in attesa di giudizio per fatti meno gravi di omicidi, associazioni mafiose, che invece sono rimasti dentro il carcere e sono esposti all'epidemia molto più gravemente di coloro i quali sono definitivi? Perché il paradosso è, nell'Italia alla rovescia, mondo alla rovescia, che è sempre di più, che coloro i quali sono stati scarcerati sono tutti definitivi, cioè condannati, accertati, per tre gradi di giudizio fino alla Cassazione, mentre invece c'è chi è ancora in attesa di giudizio, non ha avuto neanche una sentenza di condanna di primo grado, che è in custodia cautelare e invece sta in carcere esposto al pericolo. Si risponde, beh, però si trattava di casi accertati, 176, casi accertati di soggetti che rientravano nelle categorie a rischio. Bene, nella famosa circolare, famosa per l'Italia, ma è bene spiegarlo per chi non sa in Italia cos'è questa circolare, in Italia le carceri sono controllate, diciamo così, organizzate, amministrate da un'articolazione del Ministero della Giustizia che si chiama Dipartimento Amministrazione Penitenziaria. Poi le decisioni sulla scarcerazione le prendono però dei magistrati, che si chiamano cosiddetti magistrati di sorveglianza. Cosa è successo nel nostro caso? È successo che sì, come dice il ministro oggi della giustizia, Bonafede, per difendersi, la decisione finale della scarcerazione non l'ha presa il ministro, ma l'hanno preso i magistrati di sorveglianza. Ma i magistrati di sorveglianza sono arrivati alla fine di un percorso. E come è iniziato questo percorso? Con una circolare che ha fatto il ministero, che è stata mandata a tutti i direttori della carcere d'Italia, dicendo: fate un bel elenco. In questo elenco scrivete chi sono i detenuti a rischio di contagio, i detenuti a rischio di contagio, senza distinzione, compresi quindi i detenuti di mafia, sono quelli che hanno avuto delle malattie tipo polmonare, hanno il diabete, hanno più di 70 anni. Ora, vero è, ad esempio, concentriamoci su questo dato anagrafico, vero è che statisticamente, ma non dal punto di vista patologico, l'ultra settantenne è più a rischio di contagio e di complicazioni del trentenne, quarantenne. Certo. Ma è anche vero, purtroppo, che ci sono i capi mafia, sino ad oggi, sono tutti ultra settantenni, perché la mafia si fa un certo curriculum e arrivi ai vertici quando hai una certa età. Peraltro, per fortuna di tutti noi, l'età media si è molto alzata, quindi l'ultra settantenne di oggi non è un moribondo, è una persona in piena attività, e la maggior parte di quelli ultra settantenni che sono stati scarcerati in queste settimane torneranno sul territorio e torneranno a fare i capi mafia. Quindi questo è quello che è accaduto. E tutto questo è accaduto per effetto di una circolare del DAP. È scoppiato un putiferio. Il ministro, a un certo punto, il ministro Bonafede, a un certo punto, il ministro della giustizia in Italia, a un certo punto come ha risolto questa cosa? Costringendo praticamente alle dimissioni volontarie il capo dell'organizzazione del ministero, il capo del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria. È andato da lui e si è dimesso. Purtroppo è come quando, diciamo, i buoi scappano dalla stalla e poi chiudi la stalla. Quindi si è dimesso quando già i 376 erano già fuori e chissà se mai più torneranno in carcere. Fatto è però, cosa ancora più grave, non solo il ministro ha scaricato, usando come capo espiatorio, il capo del DAP e non si è assunto la responsabilità politica, che ovviamente è del ministro, non è il capo del DAP, che è un magistrato, un funzionario, un burocrate, nessuno. Ma ancora peggio, si è scoperta questa cosa, e cioè che 2 anni fa
questo ministro ha nominato questo capo del DAP, perché ora si è dimesso perché per sua responsabilità, non si dirà responsabilità non è diretta, è dei suoi sottoposti, però è sua responsabilità. Questo ministro aveva deciso, aveva fatto una scelta ottima proprio su questo fronte, sul fronte dell'antimafia, aveva scelto di nominare Nino Di Matteo. Chi è Nino Di Matteo, per chi non lo conoscesse? È oggi il magistrato più famoso d'Italia, è oggi, diciamo, il magistrato antimafia più impegnato. 2 anni fa, Bonafede, il ministro, aveva fatto una buona idea, ha detto, mando, chi posso mandare, proprio perché il problema del carcere è il più importante contro la mafia, mando il migliore dell'antimafia a guidare il DAP. Lo chiama, telefonata al pomeriggio, Di Matteo quel giorno, che è palermitano, ma lavorava in quel periodo a Roma, stava a Palermo, e gli dice, su due piedi, lo prende un po' di sorpresa, dicendo, dottore Di Matteo, ho pensato a lei, perché io voglio che lei venga a lavorare con me. Io le offro 2 opzioni, o va a guidare le carceri, appunto capo del DAP, oppure la metto a fare il direttore degli affari penali, un ruolo, per carità, pure questo, di un certo rilievo, lusinghiero, non ha lo stesso potere e lo stesso impatto del capo del DAP. Il direttore degli affari penali è un collaboratore del ministro che lo aiuta per preparare le leggi, che poi comunque devono essere approvate dal Parlamento. Di Matteo, che è persona, diciamo, seria e corretta, e non decide di impulso, e non certo per telefono, dice, beh, ministro, mi ha fatto una proposta, la ringrazio della proposta, siccome io domani per lavoro sarò a Roma, le do la risposta direttamente domani mattina. D'accordo, risponde Bonafede, l'aspetto al ministero. Telefonata al pomeriggio, quindi sono passate meno di 24 ore. 12 ore dopo, Di Matteo si presenta al ministero, dal ministro, e dice, ministro, ah ecco, come ricordo Di Matteo, la telefonata si è chiusa col ministro che dice, scelga lei dove preferisce andare. Domani mattina Di Matteo si presenta da lui, dice, ministro, ho scelto, la scelta più logica e razionale, ho scelto di fare il capo del DAP e non il direttore degli affari penali, che è di poco giudizio. Il ministro lo guarda, un po' in imbarazzo, e dice, però ho cambiato idea, ho scelto un altro. Ho già parlato con un altro. Questo altro è questo Basentini che ora il ministro ha costretto a dimettersi perché ha fatto uscire 375 mafiosi dal carcere. Di Matteo rimane stupefatto, dice, come ha cambiato idea? Sì, purtroppo io penso così il ministro, penso che sia più opportuno che lei va in quell'altro posto, il posto dove a suo tempo c'era stato Giovanni Falcone, è vero, ma ai tempi di Falcone, quando venne nominato da Martelli nel 1991, era un ruolo molto più importante, che aveva più potere, che era sovraordinato, che era una sorta di braccio destro del ministro. Oggi non è più così, è un posto più di facciata, di figurina. E Di Matteo rimane basito, anzi, paradosso, il ministro gli dice, sa, anzi, ho pensato di nominare questo dottor Basentini, lo conosce? E secondo lei cosa ne pensa? È una persona che può essere all'altezza dell'incarico? Di Matteo, sembra una comica, ma purtroppo è la tragica realtà della politica italiana in questo momento. E Di Matteo risponde, dicendo tra l'altro la verità, no, veramente non lo conosco, non ho mai sentito nominare, perché il dottore Basentini, con tutto il rispetto di questo magistrato che lavora in Basilicata, dove è tornato con le sue dimissioni, a procuratore aggiunto a Potenza, non si è mai occupato di mafia, si è occupato anche di qualche inchiesta importante in materia di tutela dell'ambiente, cioè tutt'altro che ha a che fare con il mondo, diciamo, carcerario. Poteva essere nominato per altro, ma non certo per questa cosa. Bene, così finisce. Il ministro insiste, dice, ma no, ma sai, è importante, il direttore degli affari penali, eccetera. Di Matteo, forse l'unico errore può aver commesso Di Matteo, che è stato troppo, come dire, educato nei confronti del ministro, e ha detto, vabbè, mi lasci pensare altri 12 ore su questa seconda sua proposta, anche se non mi convince molto. Poi l'indomani Di Matteo torna dal ministro e dice, no, grazie, io torno al posto dove sto, andava bene andare al capo del DAP, in quell'altro posto non mi interessa, anche se è un posto, contrariamente alle male lingue che dicono che Di Matteo ha fatto tutto questo per una questione economica, il posto dove sarebbe andato Di Matteo, che gli aveva proposto il ministro, avrebbe guadagnato molto di più di quello che dove stava Di Matteo in quel momento, che era sostituto alla procura nazionale. Si chiude così.
Di Matteo, che persona, diciamo così, appunto, che ha questo senso delle istituzioni così alto, non fa mai una polemica su questa cosa in questi 2 anni. Dopodiché, per caso, una trasmissione televisiva, dopo tutto il macello che è successo, un conduttore televisivo chiede agli ospiti in studio, ma insomma, come mai il ministro non ha nominato Di Matteo a suo tempo, era uscita anche sul giornale questa notizia? Rispondono, no, la notizia, cioè Di Matteo non è stato nominato perché non è andata a buon fine la trattativa fra Di Matteo e il ministro, come se ci fosse stata chissà la questione economica, chissà che cosa sotto. Per cui giustamente Di Matteo, che davanti alla TV a casa, salta in aria sulla poltrona, afferra il telefono e chiama in diretta la TV dicendo: beh, guardate, io per 2 anni non ho detto niente, però se proprio, visto che addirittura parlate di trattativa come se fosse dipeso da me, vi racconto le cose come sono state, le racconta nel modo in cui io vi ho detto. Telefona poi il ministro subito dopo, sempre in diretta, e non sa, si arrampica sugli specchi e dice: ma che forse c'è stato un equivoco, è stato un problema, ha usato questo termine aggravando la cosa, dicendo che è stata probabilmente una percezione sbagliata da parte del dottore Di Matteo della proposta come io l'avevo prospettata, perché non avevo detto che doveva scegliere lui, dovevamo scegliere insieme, insomma, una serie di sciocchezze, diciamo così, nella quale tra l'altro aggrava le cose perché offende Di Matteo, perché il momento in cui dice che è stato un errore di percezione di Di Matteo, significa che Di Matteo non è un magistrato serio, perché è un magistrato che telefona in televisione per dire queste cose, e l'ho fatto solo sulla base di una percezione che ha capito male di noi, che io, insomma, certamente non è un magistrato affidabile, e da lì è nato tutto alla conseguenza nel quale, paradossalmente, coloro i quali sostengono oggi il governo, pur di appoggiare il governo, o scelgono la soluzione dicendo: beh, vabbè, non vi siete capiti, chiudetevi in una stanza, mettetevi d'accordo e chiaritevi, come se fosse un affare tra Di Matteo e Bonafede, non un affare che riguarda noi italiani, e altri addirittura vanno addosso a Di Matteo dicendo: ma perché hai telefonato alla televisione? Non è la sede istituzionale in cui bisogna parlare, in cui non è una televisione la sede più opportuna. Vabbè, ammesso non concesso fosse così, aveva una sua giustificazione, perché Di Matteo è voluto intervenire solo per certificare quello che è sbagliato si diceva in studio, e si cerca di nascondere il fatto grave e importante. Cosa è successo tra il pomeriggio e la mattina? Cosa era successo nel frattempo? Era successo nel frattempo che nelle carceri era uscita un'indiscrezione sull'ipotesi che il ministro nominasse Di Matteo come capo del DAP, nelle carceri i boss mafiosi si erano rivoltati, anzi, apertamente avevano fatto delle proteste, l'avevano fatto sapere alle guardie penitenziarie, e le guardie penitenziarie avevano fatto un rapporto. Questo rapporto era finito sul tavolo del ministro, ma probabilmente non solo del ministro della giustizia, ma su altri tavoli istituzionali. Quindi, come dire, è partita una minaccia da parte della mafia nei confronti dello Stato, dicendo: se voi nominate Di Matteo, noi facciamo muino, così dissero, cioè facciamo casino, detto tra virgolette, insomma, fare casino da parte della mafia, soprattutto dei capi mafia, significa una cosa pesante. Una guerra. È successo 20 anni fa, omicidi, bombe, stragi, eccetera. Scusa, Marco. Fatto è, ora il ministro dice che lui è offeso da chiunque insinui che lui si è piegato alle minacce della mafia, anche perché dice, qui forse ha ragione, probabilmente ha ragione, quando dice: ma io già sapevo delle minacce al momento della telefonata, quindi io non ho paura della mafia. Ed è questo, può darsi che sia lì. Il punto è che qualcosa è successo da quel pomeriggio a quella mattina. Ma scusa, Antonio, ma al 41 bis qualcuno l'ha chiamato. L'ha chiamato evidentemente a più in alto del ministro, tale da potergli imporre una decisione diversa da quella che lui stava avendo. No, volevo anche... L'ho fatta molto lunga, però. No, ma è molto precisa, ho capito. Ma il 41 bis arrivano le indiscrezioni? No, il 41 bis arrivano anche, hanno loro la possibilità di vedere la televisione. La notizia di Matteo era uscita, poi 41 bis non è che non incontrano, non voglio diciamo fare accuse nei confronti dei miei attuali colleghi avvocati, però i detenuti del 41 bis incontrano gli avvocati, incontrano i familiari, non è che sono
isolati, che non hanno più hanno meno colloqui del detenuto normale, ma hanno dei colloqui periodici con i propri familiari e con i propri difensori. Era uscito su tutti i giornali questa notizia, in qualche modo arriva. Dottore, scusi, noi credevamo da ignoranti che il 41 bis fosse un po' come le carceri della Libia, dove un mio amico c'era stato per un eccesso di velocità, cioè chiuso dentro in una topaia. Noi pensavamo questo, non vogliamo augurarlo a nessuno, però l'immagine del 41 bis, del supercarcere, per gli italiani è questo. Era questo. Okay. Ai tempi, quindi diciamo subito dopo le stragi, per un paio d'anni, tra il 92, il 94, il 95, forse fino al 96, erano tutti concentrati in due supercarceri, a Pianosa e alla Sinara, cioè anche in due isole che erano staccate dal continente, era tutto più difficile, erano tutti concentrati lì ed erano veramente isolati in senso quasi totale. Dopodiché, un po', perché non voglio mettere la croce sugli ambientalisti, gli ambientalisti hanno fatto la battaglia perché Pianosa e la Sinara venisse restituita alla collettività, due bellissime isole sacrificate per tenere gli ergastolani. Un po' la politica, ovviamente, che ha cominciato, come dire, ad allentare, e un po' il tempo che è passato, il calo di tensione, di emozione, gli italiani si sono dimenticati, nel frattempo si sono sempre più allargate le maglie, e ora non dico che il 41 bis sia sottoposto allo stesso regime del detenuto normale, ma in realtà fa, due colloqui al mese invece che quattro, una telefonata a settimana invece che due, ma insomma poi la sostanza cambia poco. Certo. Incredibile, non vedo molto buon senso nelle carceri, neanche per cercare di recuperare, magari non quelli del 41 bis, però anche gli altri. No, questo dovrebbe fare un'altra riflessione. Le carceri sono diventate un po' più inopio, no? che un luogo che serva. Non va, vale, no, sì. Dalle carceri, dicevo, dovremmo fare una trasmissione a sé sulla carcere, sarebbe un lungo discorso. Le carceri sono un luogo criminogeno anziché un luogo in cui c'è la possibilità di recuperare i cittadini che hanno commesso, lo faremo magari, degli errori, tra virgolette, alla società. Ma quindi adesso voglio fare una domanda un po', ma quindi l'accordo, anzi la trattativa Stato-mafia di cui tu ti sei occupato tanto, è diventato un accordo con lo Stato, con il governo? Allora, io sono abbastanza certo di sì. E questo è avvenuto, ed è avvenuto il tempo, tanti anni fa. Dopodiché, quel trattativa-accordo che ha riguardato i partiti che c'erano a quel tempo, la fede di un partito, il Movimento 5 Stelle, un movimento politico che non c'era, anzi ha fatto le battaglie contro la trattativa, ma il punto non è questo. Il punto è, io dico che ci sono due modi per affrontare i fenomeni criminali. Uno è lo spirito di convivenza, attenzione che non è necessariamente di connivenza, è una piccola sottigliezza, diciamo, terminologica, cambiano le lettere ma cambia molto. Non è connivenza con la mafia, ma è uno spirito di convivenza, cioè ti adatti, ti abitui che con la mafia comunque ci sono costi troppo alti per eliminare la mafia e quindi ti adatti a tenerla, la contieni ma non la vuoi mai eliminare. Questo è lo spirito di convivenza, è uno spirito di convivenza che in alcune stagioni della nostra storia è diventata anche connivenza, ma che lo spirito, ahimè, prevalente nel nostro paese, ma a tutti i livelli, in alto, in basso, classe dirigente, classe medica, classe anche popolare. È uno spirito di convivenza. Poi ci sarebbe lo spirito di intransigenza. Lo spirito di intransigenza è molto poco diffuso anche nello Stato italiano. Se una classe dirigente non è di modello rispetto al suo popolo, è difficile che possa essere, dovrebbe essere la classe dirigente a educare il popolo, è difficile che sia il popolo a educare la classe dirigente.
Allora, se è una classe dirigente è ispirata appunto allo spirito di convivenza anziché di intransigenza, è chiaro che quei pochi intransigenti che ci sono un pericolo per la classe dirigente, sono un pericolo per lo Stato. Quindi Di Matteo è un pericolo, Antonio Ingroia è stato un pericolo. E un Basentini, ma non ce l'ho, diciamo, cito lui, ma come capo del DAP è in, come dire, in linea con lo spirito di convivenza, non è lui l'anomalia, l'anomalia è Di Matteo. Allora, qui il punto quindi non è che noi parliamo purtroppo oggi più di trattative o di accordi criminali, che sono, parliamo di uno spirito che coinvolge e contagia chi entra dentro quelle stanze. Il Movimento 5 Stelle era entrato dentro quelle stanze con spirito, tra virgolette, almeno a parole, rivoluzionario, ma poi quelle bandiere sono state ammainate. Di Matteo, infatti, era una bandiera del Movimento 5 Stelle, ma una bandiera è stata ammainata. Di Matteo, se ricordate, nel 2018 era stato presentato durante la 2017-2018 durante la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle con il ministro della giustizia, altro che buona fede. Il ministro della giustizia dovesse, gli italiani poi si dimenticano, ma era presentato da Di Maio, capo politico e leader, come ministro della giustizia. E dopodiché è successo? Che hanno fatto il primo governo con la Lega e è stato nominato Bonafede. Loro dicono, beh, il prezzo si paga alla coalizione. Non è proprio per nulla così, perché il ministero dell'interno sarebbe andato alla Lega, come è andato, e non è stato certo il Movimento 5 Stelle scegliere Salvini come ministro dell'interno, e qui è andato appunto Salvini e ministro dell'interno, toccava al Movimento 5 Stelle scegliere il proprio ministro della giustizia. Hanno scelto Bonafede al posto di Di Matteo, ed è stata la prima. Dopodiché andiamo dopo che si insedia Bonafede sceglie i suoi collaboratori, e di nuovo era iniziato il tam-tam che diceva Di Matteo verrà nominato capo del DAP. E per la verità, a quanto pare, in una prima fase Bonafede stava cercando di muoversi in questo senso. Qualcuno l'ha fermato. Questo qualcuno, io non credo che Bonafede, il capo mafia, abbia telefonato a Bonafede e abbia cambiato le cose, ma qualcuno ha chiamato Di Matteo ed è certamente del circuito politico-istituzionale di vertice, e Bonafede ha dovuto dire di sì. Bene, allora, cosa vogliamo noi oggi da Di Matteo e da Bonafede, almeno dico io, in sede politica? Io ho chiesto anche le dimissioni di Bonafede quando è venuto fuori questa cosa, ma lasciamo perdere questo aspetto. Noi vogliamo la verità. Bonafede deve dire, perché non ci crederà nessuno, tranne i militanti che lo sostengono, non ci crederà nessuno che lui improvvisamente ha telefonato così a cuor leggero il giorno prima e che gli è venuto ha dormito la notte male e gli è venuta un'altra idea. Domani mattina qualcuno lo ha chiamato e qualcuno glielo ha detto, e lui deve dire agli italiani chi glielo ha detto e perché ha cambiato. Bene. E lei crede che lo... Pardon, scusami Fabrizio. No, quindi lanciamo quindi questa richiesta a Bonafede. Non so mai se vedrà questa trasmissione, perché insomma sono un po' distante, però no, in ogni caso anche se la vedesse non ci ascolterà. Sarebbe carino se rispondesse e dicesse insomma la verità, ok? E dimmi Alberto, che cosa volevi dire? No, forse in un altro stato il ministro a quel punto lì non avrebbe neanche, non ci avrebbe pensato due volte, si sarebbe già dimesso prima di cadere in uno scandalo, no? Ma siamo in Italia. L'Italia è allergica a due principi che dovrebbero essere i principi fondamentali di una convivenza civile e della democrazia. I due principi sono il principio di verità e il principio di responsabilità. E l'Italia è allergica alla verità e la classe dirigente è totalmente contraria alla responsabilità. Fabrizio, posso magari avanzare una domanda che proprio mi dà il destro il dottor Ingroia per quanto riguarda la classe dirigente? Cioè, io ho cercato di capire in questi giorni se la classe politica dirigente della Prima Repubblica degli anni 90, che lei ha conosciuto bene, ho cercato di capire come si sarebbe posta oggi all'interno di un'emergenza, quella del Covid-19, rispetto a questa classe politica dirigente. Se non voglio fare la pagella dei buoni e cattivi, però vedere questo, come se noi dovessimo provare a vedere questa sovrapposizione di personaggi.
Lei come la vedrebbe? Diciamo che quindi noi siamo venuti da, la prendo alla larga ma arrivo alla sua risposta, noi siamo venuti da anni in cui molti di noi, io compreso, mi ci metto, diciamo, abbiamo fatto una battaglia politica di principio contro i professionisti della politica, contro il professionismo in politica, perché professionista della politica significava incrostazioni, sempre le stesse facce, il perpetuarsi di una classe dirigente non disponibile al ricambio, l'età, diciamo, anche molto avanzata della nostra classe dirigente, che sono stati, diciamo, i mali storici, se vogliamo, soprattutto della nostra prima repubblica, infatti la seconda, ma soprattutto la prima. Siamo costretti purtroppo a rimpiangere quel professionismo, perché se dal professionismo si passa al dilettantismo, alla superficialità, al pressapochismo, alle responsabilità, ai, appunto, dilettanti allo sbaraglio, non voglio, diciamo, offendere nessuno, ma cominciando anche dal nostro Presidente del Consiglio con le sue dirette Facebook e le sue raccomandazioni ai cittadini come se fossero degli scolaretti, e al fine, diciamo, evidente semplicemente di fare crescere i propri consensi, che purtroppo però sono cresciuti, continuano a crescere, non so per quanto, a un certo punto gli italiani si sveglieranno e saranno dolori per tutti, e è chiaro che non possiamo che rimpiangere, diciamo, la statura dei professionisti della politica della Prima Repubblica, perché poi nei momenti di emergenza e di crisi si vede lo spessore professionale, anche umano, dei persone. Dopodiché, per carità, come noto, io sono stato uno dei più severi critici delle incrostazioni della Prima Repubblica, ma essere, diciamo, trovarsi in una nave alla deriva in presa ai flutti senza nessun timoniere, paradossalmente può essere anche più grave. Io ricordo una volta incontrato una persona così molto casuale, prima, ante COVID, di una persona su un aereo, e quando mi disse: "Ah, dottor Ingrosso, lo riconosco", eccetera, eccetera, dice: "Ma come dobbiamo fare con questa dilettantismo dilagante, per chi dovremmo votare la prossima elezione?" Mi chiese questo cittadino comune, perché sa, cioè io sono quasi rimpiango il passato, perché rimane un fatto: se io devo farmi operare, tra un medico un po' chiacchierato per le sue amicizie ma che sa operarmi, è un medico pulito ed onestissimo, ma che non sa dove mettere le mani, e io purtroppo sono costretto a scegliere prima. E questa è la realtà dell'Italia di oggi. E proprio sulla scorta di quello che lei ci ha detto, la ringraziamo, in fase di situazioni critiche, io penso che lei si ricorderà bene la notte di Sigonella, intanto per parlare della Prima Repubblica, quindi una situazione criticissima che ha visto l'Italia proprio sull'orlo di una crisi internazionale. E qui saltano fuori gli uomini politici. Lei cosa si ricorda di quei periodi? Beh, ricordo ovviamente, allora, ripeto, grosso modo è proprio la semplificazione perfetta che dicevo prima. Io sono stato fortemente critico sia sul piano politico, ma anche per alcune cose che sono emerse in sede giudiziaria nei confronti di Bettino Craxi, ma il livello, diciamo, di autorevolezza internazionale, di peso e carisma che dimostrò Craxi come persona, e l'Italia in quel momento penso che sia unico nella storia del nostro paese degli ultimi 40 anni. La figura, non esito a definire, patetica, che stiamo affrontando in questo momento a livello internazionale, e il gioco delle tre carte che il presidente Conte sta facendo
per presentare come successi le magre figure che si stanno facendo nei vari vertici di Eurogruppo e di Consiglio d'Europa, e nel quale fa passare, dopo avere promesso di battere il pugno sul tavolo per non ottenere il MES, ci stiamo ingoiando il MES di più, o raccontando anche frottole agli italiani dicendo che noi però il MES accetteremo, il MES senza condizioni, che non esiste il MES senza condizioni, e lui ha detto faremo da soli, quindi significa che lui sapeva che esisteva un'opzione B, ma questa opzione B qualcuno gli ha tirato le orecchie dopo, peggio di buona fede, diciamo, qualcuno gli ha tirato le orecchie e si è dimenticato di questa frase minacciosa che aveva detto, è la dimostrazione della pochezza che oggi l'Italia. Ok, Fabrizio, aiuto. No, mi è venuta in mente una domanda forse interessante per il punto di vista appunto di un ex magistrato che ha un sacco di esperienza. Ma secondo te la corruzione negli ultimi 10 anni, non so, nell'ultimo periodo in Italia sta aumentando o sta diminuendo? Domanda difficile. Io credo che sia, non so se in termini assoluti, cioè numerici, di peso della corruzione, non saprei se c'è stato un aumento, ma dal punto di vista della diffusione c'è certamente aumentato. Cioè, nel senso che c'è una come dire, distribuzione della diffusione della corruzione a tutti i livelli, non solo a livelli apicali, ma a livelli diffusi e poi nelle periferie, anche nelle piccole cose. Terrificante. Lo stesso vale per i rapporti, cosiddetti rapporti mafia-politica, mentre prima, non dico che era meglio prima o è meglio oggi, non saprei dire, e non so dare dei giudizi di valore di questo tipo, ma mentre prima c'era una sorta di, come dire, centralizzazione del rapporto con la mafia che nasceva da un rapporto di reciproca convenienza di poteri, c'era un potere politico che aveva bisogno della mafia e stringeva degli accordi e dei patti con delle finalità che poi si sono rotti, infatti poi la stagione di rottura dello stragismo del 92 nasce anche da questo, si è rotto un rapporto storico mafia-politica che aveva radici lontane, che risaliva al dopoguerra, anche la logica dei tempi della guerra fredda, eccetera eccetera, e oggi il rapporto mafia-politica è molto più distribuito e stabilito dal piccolo capo mafia del posto, col consigliere comunale, col sindaco del piccolo comune. C'è, però paradossalmente è ancora peggio, perché c'è una guerra per bande nelle quali il politico espressione della consorteria mafiosa fa parte di questa banda. Va bene, ok, io non ho più domande, tu Alberto... Posso, dottore, farne una io domanda? Poi ne ho una domandina proprio in una battuta finale. No, siccome appunto siamo in epoca di epidemia, quindi stanno cercando delle cure per questa, diciamo, situazione sanitaria emergente molto grave, secondo lei invece per tutta la disamina che abbiamo fatto stasera del nostro mondo politico, della nostra situazione italiana, secondo lei quale potrebbe essere la cura, la medicina per questa situazione? Una bella domanda. Una cura radicale per il nostro paese. Una cura radicale, non voglio essere, diciamo, abbiamo evocato prima le prigioni libiche, quindi non voglio essere, non voglio evocare i tagliatori di teste, però voglio dire... C'è una classe dirigente che non è riformabile. È il ragionamento che facevamo prima. E bisogna radicalmente spazzare via un certo modo di interpretare la politica, un certo modo di fare politica, così come io sono ormai radicalmente critico nei confronti dell'Europa, che io ritengo non sia più riformabile, è un'Europa irriformabile. Non credo che ormai, per quanto il cappio al collo dell'Italia è così stretto che è difficile uscire da questo cappio, quindi non è che basterebbe un'Italexit
dall'oggi al domani, penso che il problema purtroppo, siamo troppo dentro per poter uscire perché siamo stati incastrati, però qualche soluzione di rottura radicale si deve trovare perché questa Europa non è riformabile, quest'Italia non è riformabile. Ci occorrerebbero delle rivoluzioni, non parlo di rivoluzioni sanguinarie, io parlo di rivoluzioni culturali, etiche, morali, di rifondazione, di ricostruzione del paese, ma per ricostruire bisogna abbattere, ci vuole un momento di rottura, abbatti per ricostruire, piccole riforme purtroppo non bastano. Certo, questo è super Grazie. logico, è assolutamente di buon senso. Per rifare un grattacielo magari devi tirare giù un paio di villette. Esatto. Mi spiace per le Ci puoi villette. costruire sopra perché sennò poi frana tutto. Esatto. Ottima metafora. Io non vorrei fare della dietrologia, però mi piacerebbe chiedere proprio sotto un aspetto anche umano, tornando un po' indietro, in due parole. Desideravo chiedere al dottor Ingroia il suo ricordo per il pool antimafia e nelle figure dei giudici Borsellino e Falcone, ma non è per fare un messaggio di mestizia, ma proprio in due parole quello che è stato per lei quel periodo. Beh, diciamo, è stato un anno, e sono stati, cioè una fase, un periodo, anni di grande intensità, di grande impegno, anche di grandi speranze, perché Falcone e Borsellino sono state delle guide non solo professionali, ma anche spirituali, direi, per molti di noi, e loro ci credevano, e loro credevano. Contrariamente al mio scetticismo di oggi, ahimè, ma io sono oggi ho un'età, purtroppo io superiore a quella che loro hanno avuto quando sono stati uccisi, perché avevano 52-53 anni, ho marcato l'età dei 60, e loro credevano che l'Italia si poteva cambiare, che la mafia poteva essere sconfitta, che questo potesse avvenire anche in un ciclo non di qualche anno, ma diciamo un ciclo sufficientemente di medio tempo, di una ventina d'anni. Io ci ho creduto assieme a loro e ho creduto anche dopo che loro sono stati uccisi, provando a proseguire il loro insegnamento, che si potesse fare dentro lo Stato. Io oggi ho perso, purtroppo, questa fiducia che dentro lo Stato si possa, dentro lo Stato italiano, così come si possa cambiare, si possa riformare. Per questo dico, occorre qualcosa di radicale. Mi spiace dirlo da italiano, non so se oggi l'Italia nel suo complesso, anche come popolo, ha le energie etiche, morali per cambiamenti radicali. Sempre di più negli ultimi anni l'Italia e gli italiani si sono adattati e si sono accontentati di cambiamenti apparenti, dentro i quali poi sono andati incontro anche a delusioni e quindi hanno finito per adattarsi. Allora, noi abbiamo bisogno di qualcosa. Io credo che noi abbiamo bisogno di maggiori energie. Forse questo è il motivo per cui ogni tanto condivido con il nostro amico, lui sta in Florida, diciamo, in modo costante. Io spesso però vado al continente americano, amo molto la parte anche del latinoamericana, e quello è un panorama, ma al di là, non per questioni, diciamo, politiche in senso, diciamo, banale, ma quel mondo e quel continente, il continente americano, perfino anche gli stessi Stati Uniti con i suoi limiti. E sono popoli che però esprimono ancora energie e voglia di cambiare le cose, che il popolo italiano ha un po' smarrito. Io temo che sì, questo riguardi non solo l'Italia, ma sia un problema che riguarda il nostro continente. Il vecchio continente è sempre più stanco, sempre più vecchio, sempre meno energie. E non a caso siamo un po' schiacciati dal continente asiatico che viene avanti, da quello americano dall'altra parte. Può darsi che dall'una o dall'altra parte ci sia un'iniezione di energia verso l'Europa, ma così com'è l'Europa non offre grandi speranze. Da questo punto di L'Italia. vista, Falcone, tornando a Falcone e Borsellino, Sì. Falcone soprattutto aveva questa
prospettiva e visione internazionale, infatti i suoi rapporti con gli Stati Uniti, con gli organismi americani, è sempre stato molto, molto importante, comprendendo che l'Italia da sola non poteva fare nessuna rivoluzione. Ora bisogna, però l'Europa è sempre più una camicia di forza per l'Italia, dobbiamo guardare. Non mi sono dimenticato, ma volevo citare anche il generale Dalla Chiesa perché mi sembrava che questo trittico di persone abbiano veramente speso la loro vita per un futuro migliore, che invece in realtà non è successo. È vero, anche se la loro lezione, appunto, è che rimane come un tesoro, diciamo, caduto in fondo al mare. Il loro tesoro è lì, un tesoro prezioso, un tesoro di eredità, un tesoro di esperienze. Io ogni tanto mi capita di rileggere anche i libri. Giovanni Falcone, in particolare, ha scritto tanti libri, perché ogni riga nasconde, diciamo, un insegnamento, un'indicazione, una visione. Poi la forza di questi uomini è che avevano visione, cioè riuscivano a guardare fuori. Mentre noi, oggi, l'Italia di oggi, diciamo che si cammina con gli occhi bassi e non c'è la capacità di guardare oltre. Ci vorrebbe il leader che oggi come oggi raccogliesse questi tre testimoni. Bisogna costruire. Grazie, dottor Grazie a Emilio. voi. Va bene, il tempo sta per scadere. Volevo giusto un commento per una cosa che io, tra l'altro, ho condiviso su Facebook 2 giorni fa, una fotografia di Paolo Borsellino, e c'è scritto: "Mi uccideranno, ma non sarà una vendetta della mafia. La mafia non si vendica. Forse saranno mafiosi quelli che materialmente mi uccideranno, ma quelli che avranno voluto la mia morte saranno altri." Secondo te è vera questa frase qua? Che cosa voleva dire? Questa è una frase che nasceva dalla consapevolezza che la mafia non è un fenomeno criminale di zoticoni, rossi, contadini con la lupara in spalla, e non lo è mai stata per la verità, neanche dalla vecchia mafia, ma meno che meno oggi, e lui era consapevole che ci sarebbero stati colletti bianchi, ci sarebbero stati perfino uomini dello Stato. Io sono convinto che ci sono oramai praticamente prove di questo, che quella che ha ucciso Borsellino non è stata una strage di mafia, ma è stata una strage di Stato. Nel senso che lo Stato italiano, proprio sull'azione a quella trattativa, proprio perché Borsellino aveva scoperto la trattativa, che è una verità che non si poteva raccontare agli italiani. Borsellino era un uomo che, appena avesse avuto le prove concrete, la prima cosa che faceva la raccontava agli italiani. E Borsellino è stato ucciso prima che potesse rivelare agli italiani che aveva scoperto che lo Stato italiano aveva stretto accordi e patti con la mafia, peraltro stretto accordi e patti cercati mentre Falcone era stato ucciso da qualche giorno. Questa cosa è stata la molla scatenante dell'uccisione di Paolo Borsellino, così si spiegano anche tutti i depistaggi. Ormai è accertato, ci sono sentenze che lo accertano. Ci sono stati depistaggi sulla strage di Borsellino e che in un primo tempo erano stati addirittura fabbricati un falso pentito, dei falsi colpevoli per cercare di depistare la storia. E chi l'aveva depistato? Uomini dello Stato, alcuni poliziotti, alcuni appartenenti ai servizi segreti. E lo Stato per chi voleva muoversi, depistando le indagini, se non per salvare se stesso, non certo per salvare i mafiosi. Quindi questa è la prova provata che è stata una strage di Stato, e Borsellino, che era un uomo di grande, anche lui ovviamente, come Falcone, di grande visione, di grande intuizione, l'aveva capito già prima e ce lo disse in qualche modo fra le righe. Noi non siamo stati, io avevo 30 anni, diciamo, ero un po' più ingenuo, avevo un po' più fiducia nello Stato italiano, non potevo pensare che Borsellino tra le righe volesse dire questo, l'abbiamo capito. Va bene, io ti ringrazio tantissimo per il tuo tempo, per la Grazie. serata, per le informazioni interessanti, anche se qualcheduna è un po' forte. A me dispiace tanto per l'Italia, però credo che tutte le volte che l'Italia è arrivata in fondo, poi è ripartita. Quindi adesso è il momento di Questa ripartire. è la nostra speranza. Va Speriamo allora di bene. arrivare in fondo presto. Per me ci siamo, insomma. Ripartire. Ci siamo.
Va bene, molte grazie. Piacere. Grazie, grazie Grazie a voi, dottore. arrivederci.